E allora, se siamo pronti, io trasmetto in diretta, pur essendo il presidente della Lombarda, vi saluto e faccio il tecnico dall'audio e video. Ok, allora, non so chi parlerà per primo. Anna, io perché non faccio una Oh. presentazione. 3, 2, 1, siamo in diretta. Vediamo se parte. Ok. Anna, pronto. Noi siamo in diretta su Facebook. Iniziamo? Bene, allora buonasera a tutti quelli che ci seguono da qui e anche da casa loro, insomma, attraverso il collegamento online, per questo incontro, per la presentazione di questo libro, che appunto ha scritto Antonella Napoli sul caso dell'ambasciatore Attanasio. Io intanto voglio soltanto fare una piccola introduzione. Io sono la vicepresidente dell'Associazione Lombarda Giornalisti e sono anche molto impegnata a livello europeo, anche se qui si parla di Africa e di Europa, ma insomma, perché sto nel comitato direttivo della Federazione Europea dei Giornalisti, quindi mi occupo anche di tematiche che riguardano proprio i giornalisti, le indagini, la libertà di stampa e molte delle tematiche di cui parleremo oggi. Diciamo che oggi è una giornata particolare perché, come sappiamo, oggi è anche l'anniversario dell'uccisione di Ilaria Alpi e Milan Hrovatin. Anzi, addirittura sono i 30 anni dalla morte di Alpi e Hrovatin, una vicenda che non ha ancora avuto verità e giustizia, una vicenda ancora oscura, sulla quale molti giornalisti anche hanno cercato di portare alla luce la verità, e stiamo parlando di due colleghi che erano alla ricerca a loro volta di verità e indagavano, appunto, come vi ricorderete, sono stati uccisi a Mogadiscio e indagavano, appunto, su delle questioni che volevano illuminare, quindi su qualche cosa su cui appunto i giornalisti, ecco, così come molti giornalisti vogliono indagare e portare luce su vicende oscure, così Ilaria e Milan, e così anche, io voglio dire, anche Antonella oggi indaga su una vicenda particolarmente oscura. Ci sono sempre dei paralleli tra questi fatti, queste vicende, la vita dei giornalisti d'inchiesta che appunto vogliono portare luce su alcuni fatti. Quindi noi in qualche modo onoriamo oggi l'anniversario di Ilaria Alpi e Milan Hrovatin, per i quali noi sempre diciamo: noi non archiviamo, non archiveremo mai, non vogliamo archiviare, perché vogliamo che comunque la verità e la giustizia, anche su quelle persone, questi giornalisti uccisi 30 anni fa, venga alla luce. Così appunto ci sembra buono di onorare questi due colleghi uccisi 30 anni fa, parlando di un'altra vicenda dolorosa, altrettanto dolorosa e altrettanto oscura, su cui Antonella Napoli ha cercato in ogni modo di fare luce attraverso questo libro. Quindi io vedo questo parallelo, il libro ve ne parlerà lei perché appunto lei ricostruisce molto della vicenda del suicidio dell'ambasciatore Attanasio. E secondo me questo libro è un libro che farà discutere, che riporterà diciamo, questo caso anche all'attenzione dell'opinione pubblica. E la nostra intenzione è proprio continuare a cercare e continuare a indagare, e di questo ringrazio Antonella per quello che ha fatto su questa vicenda ancora molto oscura, perché noi cerchiamo la verità anche per lui, così come l'abbiamo cercata per 30 anni per Ilaria e Milan.
Io non dico molto altro perché parlerete poi voi. C'è qui Massimo Alderizzi, che per anni, per decenni, è stato corrispondente dall'Africa del Corriere della Sera e che ancora oggi scrive di Africa, perché ha appunto un sito su cui appunto lui scrive regolarmente. Poi ancora collabora con numerose testate sulle vicende africane. Poi abbiamo un padre, abbiamo ospite appunto. Il padre della Pacitura Attanasio, e quindi abbiamo questo, come dire, questo onore di averlo qua oggi. E quindi io passo la parola a Massimo, che deve moderare questo incontro, e lo ringrazio intanto. Grazie Anna, grazie a voi che siete venuti, grazie a coloro che sono in questo momento connessi sul nostro sito e poi su quello della Lombarda, perché abbiamo due connessioni che ci seguono sul sito della Lombarda. Sì, oggi è l'anniversario dell'uccisione di Ilaria Alpi e Mira Hrovatin, ed è un giorno molto particolare perché è il Ma è un giorno in cui ci domandiamo da 30 anni come mai nessuno ha tentato di risolvere questo mistero. Sono casi risolti, Antonella ha fatto questo libro che è molto interessante, è un libro che affronta un altro caso irrisolto. Allora noi ci dobbiamo domandare questo, se c'è una volontà di non risolvere questi casi, cioè credo che la madre, in questi casi, secondo me, è l'Italia di Ustica, la nostra Ustica, dove qualunque governo arrivi, qualunque colore, qualunque tipo, impone il segreto di Stato, con di vari libri su questo, con ipotesi stravaganti e interessanti, ma che tutte si fermano, sono delle ipotesi che cercano i giornalisti di mostrare. Ovviamente poi non vanno avanti e nessuno se ne occupa. Nessuno delle istituzioni. Questo è una cosa secondo me molto grave perché il giornalismo è sotto attacco in questo momento pesantemente. Io nel sito di cui parlava Anna dicevo continuamente querele, le vinco tutte, ma mi devo pagare gli avvocati. Ecco il modo di alzare la bocca perché mia moglie mi vuole prendere la sberle perché io continuo a spendere soldi con l'avvocato e non è che le spiego, no, ma io ho ragione perché i documenti o le cose eccetera, automaticamente devi pagare. E quindi in questo modo si tacciano le voci che non sono quelle del mainstream, cioè sono quelle che dicono le cose un po' diverse, quindi erano su cose un po' diverse. Oggi sul caso di Ilaria sono usciti diversi articoli, devo dire, io non ho letto uno solo, quello del secolo XIX, che ancora ripete le stesse cose. Ma ripete le stesse cose fatte però anche da persone che conoscono bene, perché per esempio si racconta oggi in questi articoli come un somalo sarebbe stato corrotto. Da un ex ambasciatore che l'avevo invitato e purtroppo non viene perché ha avuto un problema. Qui abbiamo anche un problema con Alfredo Manti perché è una prima telefonata che è ricoverato in ospedale, che ringrazio della sua disponibilità, di come ha ricoverato l'ospedale, che ha detto: guarda, io eravamo rimasti d'accordo, dovevo andare a fare dell'analisi stamattina, è andato, ma non ho tenuto in ospedale. Quindi ovviamente non possiamo chiedere i miei da noi anche con detti di perché è meglio che sicuri anche lui. Giustamente, giustamente. Ecco, tutte queste cose avvengono poi perché, ecco, stavo dicendo che hanno l'ambasciatore, cioè Cassini, che doveva venire qua, sarebbe stato, secondo questi articoli, l'autore di una busta con 60.000 euro data a un somalo per dire queste cose. Lui denuncia, io ho detto appunto, sul secolo XIX, denuncia, ecco, hanno tentato di corrompere, ma io ho detto no. Ora, tu conosci i somali? Sai che i somali non hanno bisogno di essere corrotti, dai 100 euro, 100 dollari meglio.
vengono, accettano subito, ma qualunque cosa gli chiedi. Infatti, una delle mie polemiche con i giornalisti che hanno indagato sul caso Alvi, hanno trovato anche qualcuno, io so tutto, li hanno pagati. Allora, le interviste non si pagano, secondo me, prima di tutto. Si pagano le interviste, io se pago uno per fare l'intervista, gli faccio dire quello che voglio io. E allora, infatti, io gli ho risposto: guarda, con $1.000 trovo sicuramente 100 assassini di Ilaria Alpi e di Miran Roati. Perché $100, 10, $100, $100 è stessa, ma anche per $10, quindi ne trovi 1.000. Con 10.000 euro trovo facilmente 1.000 persone. Allora, non si fanno delle inchieste di questo tipo, le inchieste devono fare seriamente, come le fanno, le fanno anche il collega Giovanni Porzio, che ci sente in questo momento da Gibuti, e qui da Roma, per primo perché mi ha detto che anche lui è con una connessione precaria a 8.000 km di distanza, con 2 ore in più, e quindi mi dice che deve anche abbandonare la postazione per un po'. Ecco, qui le inchieste vanno fatte seriamente. Per esempio, sul caso Alpi, io e Giovanni e altri colleghi abbiamo detto che le indagini non vanno fatte in una direzione. Cioè, no, io conosco l'assassino, so qual è il complotto, adesso indago sul complotto, ma non riesco a dimostrarlo. Sono 30 anni che non riesco a dimostrarlo. Secondo me, invece, bisogna andare in altre direzioni. Per esempio, sono state commesse molte violenze dall'esercito italiano, che era lì in stanza durante l'operazione chiamata Red Dog, termine scorretto perché sono quella americana, però possiamo chiamare Red Dog, erano lì, hanno commesso delle violenze creando dei sentimenti di vendetta e nei confronti degli italiani, non di Ilaria Alpi, che avrebbero preso qualunque italiano, qualunque bianco, probabilmente. Ecco, in quella direzione non hanno mai indagato, quella direzione tra l'altro è stata insabbiata da questo governo, quello precedente, ancora precedente da 30 anni. Quindi c'è una sorta di omertà governativa sul risolvere questi misteri, perché tanto si legge sui giornali mistero italiano, ce ne sono mille di misteri italiani, nessuno mai risolto. Per esempio, nel caso dell'ambasciatore a Taranio c'è una cosa molto strana, perché quello che era il console italiano, che ha ricevuto l'ambasciatore, hanno mangiato assieme quella sera in un ristorante Mediterraneo, fatto di proprietà italiana, e l'ambasciatore, pochi mesi dopo, è morto. E muore dal che il console sulla, è morto, il console onorario, è morto. Il cadavere è stato portato in Italia, non è stata fatta nessuna autopsia. Beh, anche lì, una cosa misteriosa, considerate anche un fatto. Che in quel posto, che io conosco molto bene, quella strada percorsa decine di volte, è piena di italiani accusati di essere agenti della 'ndrangheta. La 'ndrangheta ha messo le mani nel criminale d'oro da quelle parti, e forse magari avevano qualche ideusa di fare fuori un ambasciatore italiano. Un ambasciatore poi molto rigido dal punto di vista della morale, tipicamente, secondo me, e che quindi poteva essere un intralcio a dei traffici che non erano. Dico potrebbe perché non si accusa nessuno, non siamo garantisti, però avrei indagato in quella direzione così, eh? Tanto per. Massimo, Io andrei adesso. scusa, Sì. una sola cosa. Io, noi parliamo sempre del, parliamo normalmente di delitto Attanasio, ma io colpevolmente ho omesso, ma invece vorrei ricordare qua anche il Sì. carabiniere Vittorio Iacovacci e Mustafa Bilambo, che era l'autista, e quindi insomma noi siamo abituati giornalisticamente perché no, al delitto Attanasio, ma oltre a Luca Attanasio ricordate altre due vittime che voglio qui ricordare, scusa, mi sembra doveroso. No, hai fatto benissimo, benissimo, perché vede anche tu caso di Ilaria, si sente Ilaria, Sì, però ci si insomma. scorda di Miran Hrovatin, che era con lei che appunto ha fatto più esorzioni. Io darei la parola a Giovanni Porzio. Giovanni, buongiorno. Sì, mi sentite? Gibuti, sentiamo perfettamente Giovanni. Ottimo, ottimo. Allora, intanto buonasera a tutti.
in particolare al papà dell'ambasciatore, che non ho mai avuto il piacere di incontrare, ma che saluto caldamente. Io sul caso Attanasio ovviamente non mi pronuncio perché non ho seguito la cosa personalmente e io sono abituato, come sai Massimo, a parlare delle cose che conosco, che ho visto, diciamo, con i miei occhi. Posso solo dire che da quello che ho capito, e tra l'altro non ho ancora letto il libro, appena torno da Gibuti me lo procurerò senz'altro per poterlo leggere. Da quello che ho saputo io, ma così per quasi sentito dire, è che senz'altro ci sono state probabilmente delle defiance a livello delle Nazioni Unite, della sicurezza a Goma. Ma più di questo non posso dire, quindi passerei invece a dire un paio di cose sulla questione di Ilaria e di Miran. Come forse alcuni sanno, io ero a Mogadiscio il giorno dell'agguato, insieme a Gabriella Simoni, la mia compagna, e fummo noi a raccogliere, diciamo, i corpi dei colleghi dalla macchina dove erano stati uccisi e poi a portarli sulla nave Garibaldi. Naturalmente per questo fatto, negli anni successivi, sono stato chiamato a testimoniare sulla vicenda in tutte le inchieste giudiziarie che si sono succedute negli anni e anche alla Commissione Gallo e alla Commissione parlamentare per la cooperazione. Io non mi sono mai, diciamo, esercitato in ipotesi che esulassero da quello che io conoscevo direttamente. Per quanto riguarda il traffico di armi, dei rifiuti tossici, sono ipotesi che sono state fatte da giornalisti, che magari non erano mai stati in Somalia, ma comunque sono state fatte anche dei libri, ipotesi che si sono poi rivelate prive di qualunque fondamento. Ciò non significa che ovviamente restino delle cose da appurare sulla vicenda, anche se voglio ricordare che ogni anno muoiono moltissimi giornalisti che cadono facendo il loro mestiere e non è detto che per ogni morte di un giornalista ci sia dietro un complotto dei servizi segreti piuttosto che della cooperazione italiana. Detto questo, io inviterei i colleghi che si occupano di questa vicenda ad evitare articoli come quelli apparsi oggi sulla stampa sul secolo XIX, che non chiariscono nulla, ma che anzi infangano una persona come l'ambasciatore Cassini, che io conosco da una vita e che ho seguito anche da vicino durante il suo lavoro in Somalia. Ma di questo ovviamente ognuno si prende le responsabilità di quello che scrive e di quello che dice. Inviterei questi colleghi, per esempio, a sottolineare altri fatti che non sono mai stati messi abbastanza in evidenza. E cioè quanto segue. Quando, dopo aver portato i corpi dei colleghi sulla nave Garibaldi, noi siamo andati a recuperare, nella camera di albergo tutti gli effetti personali e tutto il materiale dei colleghi, materiale tecnico e materiale privato. E abbiamo naturalmente subito consultato i taccuini, visionato le cassette, eccetera, dentro le quali non c'era nulla che potesse indicare che stessero indagando su un argomento piuttosto che un altro. Però una cosa è importante dire, e questo non l'ho sottolineata abbastanza durante le mie numerose testimonianze, ed è la seguente. Quando si è trattato di lasciare l'albergo dei colleghi, bisognava pagare il conto e Ilaria e Miran non avevano abbastanza soldi. Tanto è vero che io ho dovuto sopperire alla bisogna versando 400-500 dollari all'albergo e poi ho pagato anche la macchina sulla quale erano stati uccisi, perché quella doveva comunque essere pagata. Questo per dire che Ilaria non aveva una scorta a Mogadiscio. Massimo sa bene che in quei giorni una scorta, una vera scorta, cioè che comprendeva molto spesso l'utilizzo di una tecnica con una mitragliatrice pesante o comunque parecchi uomini armati, costava all'incirca 500 dollari al giorno.
Ilaria non poteva permetterselo e quindi girava priva di scorta. Quindi io, sì, se non quel ragazzo di 17 anni, Mahmoud, armato di un moschetto, che al momento dell'agguato ha fatto l'unica cosa che non doveva fare, cioè sparare a casaccio sugli assalitori, ferendone due alle gambe e provocando quindi la reazione poi del gruppo di fuoco. Quindi forse sarebbe opportuno chiedere, visto che siamo giornalisti, ai colleghi della RAI, agli amministratori della RAI, per quale motivo Ilaria sia stata mandata in una zona di guerra senza il budget sufficiente e necessario per poter garantire la propria sicurezza. Questo è un fatto che non viene mai sottolineato, di cui non si parla mai, ma secondo me spiega molto di quanto poi è successo in sede durante l'attentato. Ovviamente girando senza scorta, Ilaria era un obiettivo assolutamente facile, il più facile che si poteva trovare in quel momento a Mogadiscio. Ecco, io questa è questo che quello che mi sento di dire, ho voluto portare questo elemento in più. Io sono abituato a dire e a scrivere solamente quello che vedo con i miei occhi, poi le ipotesi le lascio ai magistrati, le lascio ai colleghi che si esercitano appunto in queste ipotesi, che possono anche essere del tutto legittime. Ma che per quanto ne so io e per quanto ho potuto vedere e verificare in questi 30 anni, secondo me non hanno alcun fondamento. Io penso che Ilaria sia stata vittima di un tentativo di sequestro a scopo di riscatto che è andato male, che è finito in una tragedia, proprio perché il ragazzo cosiddetto della scorta ha avuto ha fatto il gesto assurdo in quella situazione di sparare. Questo è quello che io penso e quello che mi sento di dire. Grazie Giovanni, siamo confrontati spesso su questa cosa e abbiamo le stesse identiche opinioni. Quindi lui viene dalla vecchia scuola di Panorama, di tanti anni fa, quel Panorama era giornale, no, non fare con le mani quel gesto, Ah, vabbè. vecchio panorama, perché quello nuovo non so neanche che faccia abbia adesso, non so. Sì, è dinamico. Comunque, se posso aggiungere una cosa a proposito del mestiere di giornalista, che è molto complicato in questa fase storica, sappiamo tutti che cosa rappresentino i social network, il modo di fare giornalismo attraverso quei canali. La cosa che si è persa è la cosa fondamentale del nostro mestiere, e cioè la verifica delle fonti e la verifica delle notizie. Senza questo, secondo me, non si può nemmeno parlare di giornalismo. Giovanni, questo è il vecchio mestiere che mi ha insegnato un po' di anni fa. Panorama aveva come direttore Lamberto Secchi. Non so se tu qual era il tuo direttore di allora. Il mio era Piero Ottone, altre cose, in cui diceva appunto le notizie separate dalle opinioni. Oggi è tutta un'opinione che fa notizia. Quindi veramente. Tutto è cambiato, tutto si è modificato e tutto non va bene. Il titolo del libro di Antonella Napoli ci riporta più recentemente, purtroppo, questo qui, le verità nascoste dell'intorno dell'Atanasio, e lo metto in modo tale che si veda abbastanza bene, non so se si vede bene, però è qui. Io ecco, vorrei chiedere al papà di Luca. Cosa si aspetta da un giornalismo che lo aiuti a trovare la verità? Perché questo a noi giornalisti poi interessa, trovare la verità. Non è che dobbiamo trovare delle responsabilità per forza, la verità comporta le responsabilità automaticamente, ma noi dobbiamo cercare la verità, non le responsabilità, sicuramente indicando è lui il mandante, ecco, chi sono le verità? Ci portano veramente a trovare anche i manganti e anche i settori. Ecco, cosa si aspetta lei, signor Salvatore? Grazie.
Ah, è evidente che come genitore mi apprezzo che prima o poi si giunga una verità certa. È chiaro che ogni ipotesi, comunque ogni indagine viene avvalorata dal giornalista, deve, ovviamente ci sono delle prove concrete, devono essere vincolate a dove sono viste tutto. È l'unica preposta a muoversi. E avere dei risultati più certi se si tratta di delle invenzioni oppure se si è parlato di qualcosa di serio. Noi, il nostro sistema è questo, cioè la magistratura si deve esprimere. Evidentemente, affinché la magistratura si possa esprimere, bisogna dare loro davvero quantomeno degli elementi su cui indagare. Quindi ci vogliono delle prove. Se non ci sono prove, ogni ipotesi è valida, uno di Questo non c'è dubbio, ma i giornalisti possono trovare, possono cercare di aiutare la magistratura. Tant'è vero che in molti casi, quando c'era, dico, uso l'imperfetto, c'era un serio giornalista investigativo, la magistratura prendeva atto di quello che avevano scritto i giornalisti e magari aveva anche gli strumenti e i mezzi per verificare e per approfondire. bene, cioè, anche di controllare la giornalista deve fare il suo lavoro. Quindi, se il giornalista poi si basa su delle considerazioni che possono essere accettate dalla magistratura, ben venga, nessuno dice il contrario. Ma lei ha un'opinione di cosa sia successo? No, cioè, conoscendo Luca, dovrebbe essere il suo lavoro, è una persona completamente corretta, con la piena verità, che non si sarebbe piegata a nessun tentativo illecito di qualsiasi genere. Quindi quello che è successo veramente non lo sappiamo. Non lo sappiamo perché non è assolutamente certo. Incerta la dinamica di quello che è successo. All'inizio della storia è stato raccontato che si era stato questo tentativo, questo, però ormai abbiamo tanti elementi, la nostra epoca ha raccolto tantissimi elementi che fanno cadere questa ipotesi, non regge. Voi sapete che c'è un secondo filone di indagine presso la Procura, di questa. Mi farà proprio chiarezza su questo, che cosa veramente è avvenuto. Il primo profilo di inchiesta, ovvero la prima indagine chiusa che vede imputati, due funzionari che ha servite, è un'accusa fine a se stessa rivolta a questi due funzionari per omicidio colposo, per responsabilità, per imperizia, per imprudenza, eccetera, eccetera. Questo è un problema molto grave. Che cosa è successo? Si sperava in un processo, almeno questo l'inizio di un processo, perché quello che questi signori devono spiegare perché si sono comportati in questo modo. Dopo, come sapete, c'è stata la decisione del giudice di non voler procedere per difetto di giudizio. Adesso aspettiamo che ci sia la motivazione della sentenza, dopodiché la procura che ha già annunciato il corso si muoverà di conseguenza. Ma cosa si può fare, secondo lei, per stimolare, ungolare, dare un calcio nel sedere a quelli che sono lì e si trincerano dietro queste cose? Perché l'immunità, tra le altre cose, non è obbligatoria. L'hanno chiesta e gliel'è stata accordata, ma potevano dire di no. Certo, potremmo dire di no, ma se nessuno lo chiede, è evidente che loro certamente non saranno i primi a ritirarlo, nel senso che lo Stato italiano, o meglio, la diplomazia italiana, non ha mai richiesto la revoca dell'immunità per questi. Questo è un fatto assolutamente strano, stiamo parlando di un ambasciatore, di un rappresentante dello Stato.
Quindi sono state per esprimere le volte di servizio, ci sono rimaste la mia, sono due servitori dello Stato per tutti i servizi, di cui addirittura un rappresentante dello Stato. E lo Stato che fa? Come conti bilancio. Questo è almeno, voglio dire, non è obbligato a presentarsi come parte civile, anche se lo ha fatto con casi meno o meno complessi, no? Con casi in cui certamente dove lo Stato non ha responsabilità. Qui invece che lo Stato ha responsabilità si tiene indietro. Questo è molto grave. Molto grave anche perché stiamo parlando anche dell'onore del Paese, non dimentichiamo che è il rappresentante di tutti noi. Quindi è evidente che se non l'ha fatto è perché deve tutelare chissà quali interessi. E noi abbiamo solo chiesto che ci spieghi il perché di questo comportamento. Finora, nonostante abbiamo parlato con tutti gli esponenti di altissimo livello dell'istituzione, nessuno ci ha ancora chiarito. C'è una sorta di omertà, una tendenza a cercare di mettere un velo su questa storia, ma noi non ci arrenderemo avanti con tutti i mezzi leciti che la legge ci mette a disposizione. L'osservatore. Scusate, Massimo, scusami, io mi scuso veramente tanto con voi, ma devo lasciarvi, devo abbandonare ho degli appuntamenti di lavoro, sono già in ritardo. Naturalmente tutta la mia solidarietà ovviamente al signor Attanasio e mi auguro veramente che si possa riaprire l'inchiesta e andare avanti con l'indagine per cercare di capire cosa sia veramente successo in quella occasione. Vi ringrazio e mi scuso di dovervi lasciare. Grazie Giovanni di aver partecipato anche a nome dell'Associazione Lombarda dei giornalisti, del Presidente Paolo Conchini e dal Vicepresidente Anna Del Fiore. Grazie, saluti. Grazie a voi, tanti saluti. Stavo io dicendo qualcosa, ma anche un osservatore a cui avevo chiesto un parere mi ha detto: ma che credi che lo Stato italiano dica qualcosa contro le Nazioni Unite? Sei impazzito? Vabbè, non si può essere ragione. Antonella ha studiato molto. Ancora gravissimo questo, perché vuol dire che il nostro Stato non ha scelta, il nostro Stato vassallo per i poteri più forti di lui. E questo non va bene, perché altrimenti qualcuno che parla sempre di tanti di patrioti mi deve spiegare che cosa è la patria e cosa sono i patrioti. Antonella l'ha studiato molto bene, più di me, tra le altre cose, il caso di Luca Attanasio, e ha scritto questo libro che qui abbiamo mostrato, Le verità nascoste del delitto Attanasio. Lei ha scritto delle pagine molto interessanti perché svelano in segreto alcuni dei misteri che ci sono dietro questo caso irrisolto. E devo dire che dovremmo tutti agire in qualche modo perché invece il caso si risolva, o perlomeno che venga affrontato, perché qui pare che lo vogliono affrontare realmente quando si parla. Antonella, dimmi. Io sono particolarmente contenta di questo momento, ringrazio davvero di cuore il Presidente Chin, la Vicepresidente Del Feo, perché essere qui oggi nel trentennale dell'uccisione di Ilaria Alpi e Mina Provatin, per raccontare una vicenda che comunque presenta lati oscuri e ci sono stati anche dei depistaggi. Ricordiamo che ci sono state anche delle inchieste, delle inchieste parlamentari, c'è stato un somaro che ha pagato con oltre 20 anni di galera, 16, 16. anzi, sì, era 20 anni era la condanna, lui è rimasto 16 anni, lui era stato condannato a 20 anni ed era rimasto però 16 anni, no? In carcere. Questo per dire che c'è stata la volontà proprio decisa di portare altrove da quella parte la verità. Allora, questo è ciò che ha mosso me nell'andare a provare ad andare fino in fondo sui fatti
attenzione, no, sui fatti legati all'agguato che di queste parlava l'imboscata nei confronti di Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo. Io cosa ho fatto? Ho fatto quello che qualsiasi giornalista dovrebbe fare. Sono andata sul posto per ben 3 volte in 1 anno e mezzo. Ho avuto modo di raccogliere testimonianze, ho avuto modo di leggere tutte le carte, tutto il fascicolo giudiziario. Infatti il libro è diviso in 3 parti e la prima parte racconta quello che i presenti, i testimoni hanno raccontato di come si erano svolte, cioè di come era avvenuto il fermo della macchina, che erano stati trascinati via, tutta una serie di storie che ci sono arrivate dai testimoni che erano lì vittime anche, e parlo del vice direttore del World Food Program, Rocco Leone, che però dopo aver fatto queste dichiarazioni è letteralmente sparito. Poi c'è la parte giudiziaria, con tutta la ricostruzione delle responsabilità che sono emerse nei confronti sia di Leone che di Wagaza, che era responsabile della sicurezza per quel viaggio, tutte documentate con i documenti forniti dalle Nazioni Unite, perché sulla vicenda c'è stata anche un'inchiesta delle Nazioni Unite. I magistrati hanno fatto un lavoro eccezionale, sono riusciti a provare tutte le omissioni, le bugie e le mancanze di chi doveva garantire la sicurezza per quel convoglio. Perché io di una cosa sono certa: Luca Attanasio non sarebbe mai partito se avesse saputo che non c'era una scorta, non era adeguatamente tutelata la sua vita. Luca Attanasio non era kamikaze, Luca Attanasio era padre di 3 bambine, Luca Attanasio era una persona che sapeva fare molto bene il suo mestiere. Io ho conosciuto Luca nel 2004 quando lui muoveva i primi passi per la messina. E ha avuto un grande maestro, mi spiace che oggi non è potuto essere qui, che è appunto il senatore Mantica, col quale io ho avuto modo di collaborare perché sono stata nella vita portavoce del ministro Dini, e quindi anche in quell'occasione con Luca abbiamo avuto modo di vederci, frequentarci, perché lui aveva lavorato nel gabinetto del vice ministro Mantica. E ogni volta che avevamo modo di confrontarci, era evidente il suo essere con i piedi per terra, di avere le idee chiare, di non essere un suo veduto, o qualcuno lo definisce un missionario. Luca non era un missionario, Luca faceva l'ambasciatore, e lo faceva bene. Incontrava gli italiani, ma cercava anche di dare un aiuto alle comunità locali. Addirittura con la moglie aveva creato un'associazione per aiutare i bambini di strada. Con proprio Luca è stato colui che mi ha permesso di raccontare queste realtà ai bambini di strada, dei bambini soldati. Infatti io un libro, il primo libro, che è Più forte la paura, che abbiamo dedicato a Luca, ma che non era un libro su Luca, era proprio nato grazie a tutte le informazioni, i dati, le persone con cui lui mi aveva messo in contatto, dei missionari, padri missionari che erano lì anche nelle zone più dell'entroterra congolese dove si consumano dei conflitti. E quindi senza di lui quella storia, quelle vicende non avrebbero potuto raccontare. Questo per dirvi quanto fosse radicata la sua conoscenza quel territorio e di come sia impossibile credere che lui potesse fare un viaggio avventato, no? Senza una scorta, senza essere certo che non sarebbe avvenuto ciò che invece è accaduto ed era premeditato. Ed è un fatto premeditato. Non lo dico io, lo dico io. Primo fatto: il magistrato che prima di ogni altro è arrivato sul posto e che è stato il primo a vedere il corpo, comunque era stato già portato via perché era ferito quando è arrivata una camionetta del
delle Nazioni Unite che l'ha portato in ospedale. È stato prima a vedere il cadavere di Iacovacci, il carabiniere. E già da come ha trovato il cadavere, lui stesso aveva capito che non era stata una vittima casuale di una sparatoria, ma era stato ucciso volontariamente, era stata un'esecuzione. Avevano sparato per uccidere lui e l'ambasciatore. Non erano stati colpiti gli altri presenti in quel momento dove appunto si parlava di tentativo di sequestro. Era morto prima ancora che si svolgesse questa seconda fase l'autista perché sembra avesse fatto dei gesti che avevano innervosito questo comando e quindi è stato ucciso a bruciapelo. Lui aveva avviato un'inchiesta per terrorismo su quello che era avvenuto a Cuba, aveva parlato con i testimoni sul posto del villaggio, le persone che erano nel vicino mercato, aveva parlato con dei guardiaparco che quella mattina erano stati bloccati dalla gente di Kikumba perché alle 7 di mattina erano andati lì per fare dei lavori programmati e gli era stato detto: voi qui oggi non riuscirete a fare nulla perché stanno per avvenire, ci saranno degli accadimenti che vi impediranno di fare qualsiasi cosa, sarete in pericolo. Questo vuol dire che chi ha colpito quel giorno non ha preso di mira il primo convoglio che quella mattina è passato di lì, il primo bianco, no? Le prime persone occidentali che passavano di lì, ma erano lì dal giorno prima. Addirittura mi ha raccontato questo colonnello, questo magistrato, che c'erano prove evidenti, c'erano le sigarette, no? Lasciateli da questa gente che era lì ad aspettare già sul posto il giorno prima. Aveva arrestato, sempre questo magistrato, sei militari congolesi ritenuti in qualche modo coinvolti in questa imboscata. Aveva chiesto dei tabulati telefonici che non sono mai stati concessi dall'autorità delle telecomunicazioni, aveva interrogato un comandante del battaglione, altro elemento che va segnalato, va evidenziato, un battaglione che proprio in quella zona lì, a Tuanten, intorno a Kikumba, realizzava da mesi un posto di blocco. Pochi giorni prima della missione dell'ambasciatore Tommaso, quel posto di blocco è stato smantellato. Anche su questo non c'è mai stata la fine, non è stata mai data una risposta del perché è avvenuto. Vi dicevo quindi, questo comandante effettivamente conferma che c'era questo posto di blocco che aveva deciso lui di spostare questi militari. Questo magistrato aveva chiesto a un secondo comandante di andare a testimoniare perché questo signore aveva affermato di aver spostato questi militari a un altro battaglione che ne aveva richiesto l'utilizzo. Questo secondo comandante non si è mai presentato. Nel frattempo arriva a Roma una commissione governativa da Kinshasa che rimette tutto in discussione. Intanto esautora questo magistrato, colui che era andato lì per primo sul posto, che aveva raccolto gli elementi, aveva raccolto testimonianze, aveva ordinato i fermi dei militari. Scarcera questi soldati e archivia, smantella tutto il team che stava lavorando su quell'inchiesta e si ricomincia da capo. Questa volta però con la tesi del sequestro finito. Questa inchiesta si è poi conclusa con l'arresto di sei presunti killer, di cui almeno due sostengono che quando è avvenuto il fatto erano in carcere. C'è stato un processo a Kinshasa, in Congo, dove questi imputati sono stati condannati all'ergastolo. E bisogna dire grazie a Salvatore Attanasio, alla moglie, al governo italiano, che in quel caso si è costituito parte civile al processo, eh? In Congo si è costituito parte civile.
perché la richiesta del procuratore militare di quel processo era la condanna a morte. Nel momento in cui sia l'avvocato dell'ambasciata, sia le parti civili avevano fatto presente, ovviamente la famiglia Attanasio e la vedova, avevano fatto presente che una condanna a morte non poteva essere in alcun modo accettata, recepita dagli italiani. Cioè, noi ce l'abbiamo nella Costituzione, che ripudiamo, no? Che non era accettabile. E allora a quel punto la Corte li ha condannati all'arresto. Un processo farsa, lo dico io, lo dicono le organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International, che hanno definito questo processo iniquo, dove tutti gli imputati hanno sempre affermato di non essere colpevoli, di aver in un primo momento firmato, alcuni nemmeno hanno firmato, hanno posto, perché non sapevano né leggere né scrivere, ma un'impronta su verbale che non avevano letto, è stato praticamente estorto questo loro testimoniale che erano stati gli esecutori di quell'agguato, soprattutto. Eppure tutto questo si è concluso con una condanna per questi imputati, adesso è ripreso in appello il processo. Ma sinceramente, ci possiamo aspettare una giustizia vera, una giustizia credibile dalla Repubblica Democratica del Congo? Pressoché impossibile riuscire a ottenere giustizia in quel paese, non solo per l'ambasciatore, ma per chiunque muoia, e in casi anche di giornalisti, addirittura di un magistrato che era coinvolto nell'indagine di Attanasio, che pure è stato ucciso, e ancora oggi, anche per quel caso, non si sa cosa sia avvenuto. Io con la cosa che lascio, poi magari se ci sono domande, lascio a voi come riflessione finale, è questa. Allora, un giornalista che va sul posto, raccoglie testimonianze, documenti, cerca di documentare quello che vede e lo riporta. Sta poi, mi ha detto bene Salvatore, alla magistratura verificare se quelle testimonianze sono attendibili, capire se si può approfondire di più un fatto. Il problema, sapete com'è? È che i nostri carabinieri del ROS, del reparto operativo speciale, chi va a fare le indagini quando avvengono questi fatti, quel reparto operativo che poteva fare dei rilievi, poteva vedere la macchina, poteva capire come effettivamente erano stati uccisi, se c'era stata o meno la fantomatica sparatoria, no? Che a un certo punto arrivano i ranger che sparano, quindi addirittura all'inizio si parlava di fuoco amico, no? Non ci sono mai arrivati. Io faccio tutto. Perché non si è provato in tutti i modi ad andare sul posto? Perché un testimone importante come un magistrato, come si fa a credere che un magistrato, il primo che è arrivato sul posto, il primo che si è dato talmente tanto da fare, per chiedere tabulati, ha fatto dei perché viene considerato non abbastanza attendibile da quando viene in Italia? Io voglio ringraziare l'Espresso e il direttore Enrico Bellavia, che mi continuano a dare la possibilità, ovviamente lo faccio anche con la mia rivista per Focus on Africa, ma ovviamente l'impatto che può avere una rivista di nicchia non è quella che può invece ottenere il più grande settimanale italiano, che ha creduto fino in fondo e non si è mai lasciato fermare dai tentativi di intimidazione, perché ci sono anche quelli, perché ci sono le istituzioni che non vogliono la verità su questo caso. E quindi io ringrazio, e anche già la prossima settimana ci saranno ulteriori rivelazioni, perché di fatti di verità nascoste sul caso di Attanasio ce ne sono tante, e se si trova il coraggio, se si ha il coraggio
di andare fino in fondo questi misteri, questi tentativi di depistaggio possono essere scoperti. Si è fatto per Giulio Regeni, no? Portiamo avanti la campagna Verità per Giulio Regeni, per un ambasciatore ucciso insieme al carabiniere che gli faceva da scorta, due servitori dello Stato, direi tre servitori, tre costruttori di ponti di pace, perché anche Rustavo Milano, che era l'artista del World Food Program, che quindi lavorava per un'organizzazione delle Nazioni Unite, mettendo a rischio la sua vita, era un portatore di pace. Tutti loro meritano, fino in fondo, ogni sforzo, da parte dei giornalisti, da parte della magistratura, da parte delle istituzioni, che però non ci hanno portato loro. Grazie. Intanto voglio precisare che il Congo ce l'ha mandato lo Stato, sia Luca che per dire, non sono andato a mandare. Secondo, questo rivolgo ai giornalisti, del perché questo caso viene relegato nei trafiletti della cronaca. L'omicidio di un ambasciatore non è un fatto di cronaca, è un attacco allo Stato. E quindi va nella pagina politica dovrebbe andare, perché la politica si deve muovere, perché la stampa non lo fa. Questo mi deve rispondere lei. Perché i giornali che hanno scritto Salvatore ormai non si muovono di luce e di moto propri, si muovono di moto che qualcuno Riflesso. ha riflesso come la luna. E quindi E purtroppo, allora non è una stampa libera. e questo, ma non lo dicevo purtroppo da qualche anno. Anzi, adesso prendo l'occasione per Paolo, se abbiamo il video che ci ha Ah, mandato sì. Beppe Sì. Giulietti, se si può. Beppe Giulietti è l'ex presidente della Federazione Nazionale della Stampa e non so se segretario, Fondatore di fondatore di Articolo Articolo 21, 21. Sicuramente coordinatore nazionale della televisione di Articolo 21, che è un'organizzazione appunto che lotta e si batte per la tutela della libertà stampa. Come ho spiegato prima, un po' d'attacco anche su queste cose. Infatti dopo ne racconterò qualcun altro anch'io. Abbiamo il video, può andare, sì, un presidente. secondo, perché oggi siamo nel Marama. Sì, certo, arriva anche quella. Se riesco a far, scusate, poi la faccio ripartire. L'Italia giustizia non ci arrenderemo mai, anche se non ci sono più soggetti. Grazie, grazie a tutti e a tutti voi. Grazie, oggi è una giornata particolare. Sono 30 anni dall'assassinio di Ampi Romati. E noi tutti Italia continuiamo a dire che l'Italia giustizia non ci arrenderemo mai, anche se non ci sono più suoi genitori. Non sono affari di famiglia, sono affari della Repubblica. Questa vergogna dei pestaggi subito dopo il loro assassinio. Fatemi ricordare un nome sgradito a molte colleghe e colleghi, lo so, Mino Pecorelli, è anche l'anniversario dell'assassinio di Pecorelli. Ma Pecorelli aveva svelato qualcosa di molto singolare anche sulle stragi neofasciste. Da quel momento anche a destra questo nome non viene più ricordato. Noi invece dobbiamo ricordare tutti i nomi delle giornaliste e dei giornalisti ammazzati, senza verità e giustizia, ma non solo delle giornaliste e dei giornalisti. Io mando un abbraccio ad Antonella Napoli, mando un abbraccio a papà di Attanasio, ai parenti della gente Iacovacci. Non possiamo fare finta di niente. La scorta mediatica non riguarda solo i giornalisti, riguarda anche questo sporco assassinio, questo silenzio che sta calando, questo depistaggio continuo, questo far finta di non sapere, questo spostare l'attenzione, questo negare la copertura politica dello Stato. Questi sono processi che non possono essere cancellati. Il libro di Antonella Napoli ci aiuta a fare chiarezza e noi dobbiamo assumere l'impegno con l'articolo 21 ad essere sempre comunque scorta mediatica per le giornaliste, per i giornalisti, ma anche per le donne e per gli uomini
lasciati senza verità e giustizia. E il caso raccontato da Antonella Napoli nel suo libro è uno dei più. La tecnologia. Oggi siamo così. Siamo Sì, no, ma sostanzialmente credo che intendesse dire che è un caso emblematico di come tentativi, anche tentativi, quando ci sono tentativi evidenti di far calare il silenzio, perché quando un governo non ha il coraggio di costituirsi parte civile nell'unico procedimento che poteva garantire, provare a garantire un percorso di giustizia, ebbene, è evidente che la unità non si può raggiungere. Ma infatti il problema è che non si vuole andare avanti. Io mi sono occupato, per esempio, del caso di Silvia Romano, questa ragazza che è stata rapita e insomma è tornata islamizzata totalmente. Ho fatto un'inchiesta seguendo tutto, sono andato in Kenya, io abitavo in Kenya anche poco tempo fa, poi l'ho seguita, vado nell'albergo dove lei ha passato la sera prima di essere rapita, e mi sono visto il proprietario della terra. Finalmente vediamo qualcuno che si occupa. Qui non è stato nessuno, non è stato il posto, non è stato l'ambasciatore, non è stato il primo segretario, nessuno, ci sono andato io, ma è giusto. Cioè, per carità, il mio lavoro non piace, però avrei preferito che avesse detto e confermato, sì, hanno già indagato, qui signori, niente. Non so, questa ragazza è tornata islamizzata completamente. Io francamente non ci credo molto. Nel senso che è vero che è tornata islamizzata, ma c'è qualcosa, come dire, strano in tutta quella vicenda. Perché lei, io l'ho seguita, lei lo sa, lo sapeva perché abbiamo pubblicato un sacco di cose, ma sempre lo sapeva. Quando è tornata in Italia l'ho accolta con 100 rose, anzi 99 rose. Quindi voglio dire, non mi ha mai voluto vedere, però da amiche comuni sappiamo che lei ha detto sì, ci sono delle cose che un giorno mi dirò. Ragazzi, Non so se ci sono domande. sì, se anche da chi ci segue il mio web vuol fare qualche domanda, sì. No, più che altro io ho letto recentemente, adesso non ricordo Il esattamente. tuo nome per rimanere. Ah sì, Stefano Rodolucci. Quello. Un'intervista, non ricordo esattamente se su YouTube o su Domani. Vediamo se sono un centro. Domani, esatto. Questo è un vulcanologo che ha Sì. partecipato a una ambasciatura di chi non era mai stato contattato, vi ha detto da nessuno, nonostante fosse stato uno degli ultimi italiani che avevo visto vivo, che parlava di questi due progetti che erano seguiti dalla ONUS, della moglie di Luca, progetti che dovevano essere implementati da questo PAM, il signor Leone, eccetera, eccetera. E durante questa cena era emerso che i fondi, probabilmente erano stati messi a disposizione, non erano stati utilizzati correttamente in uno dei due progetti. Ed era molto sospetto che la stessa cosa fosse avvenuta per l'altro. Quindi, effettivamente, era un'intervista interessante. Era curioso che alcuni fosse mai stato contattato. Non so se qualche giornalista ha chiesto a qualche rappresentante dello Stato per quale motivo non ha chiesto la revoca di questa immunità di cui voglio personalmente. Io ho letto come lei l'intervista sul quotidiano Lunari. Voglio dire, è vero che nessuno l'ha ascoltato, ma lui ha aspettato 2 anni. Vuole dire, se io so qualcosa, lo faccio subito, non aspetto 3 anni. Quindi comunque vedremo se la magistratura
prenderà in considerazione e approfondirà questo equilibrio. Sì. Allora possiamo prenderne atto, ma non possiamo assolutamente. Io non ho più previsto. Mi resta certamente la perplessità di come mai dopo 3 anni. Allora, io come dicevo prima, mi baso sui fatti e questa ricerca io l'ho scritta 2 anni fa, a febbraio del 2000, del 2022, ho appunto riportato senza citarlo perché avevo avuto queste informazioni, ma mi era stato detto di non citare questo signore perché avevo scoperto che Luca penso, doveva fare un volo proprio un elicottero sul vulcano accompagnando questo signore e che aveva confidato appunto tutto quello che lei ha detto oggi su domani e che io avevo scritto 2 anni prima e su cui io avevo chiesto appunto che una cosa che deve essere chiara, io ho sempre avuto il massimo rispetto del lavoro della magistratura, mi sono interfacciata costantemente con chi ha seguito l'inchiesta e sostanzialmente mi è stato detto che su questi elementi non c'erano riscontri. Allora, io credo effettivamente che per mia sensazione, per quello che mi hanno raccontato, per quello che io ho raccolto in questi anni, che Luca Tanasio non dovesse arrivare non doveva arrivare a vedere quel progetto. Il perché non sta a me verificarlo, sta alla magistratura. Come sta alla magistratura a sentire questo signore, come sta alla magistratura a sentire il colonnello, il magistrato che per primo aveva indagato questa vicenda e che è stato ascoltato solo da un funzionario dell'ambasciata italiana. E che, ripeto, probabilmente perché non è stato ritenuto attendibile, non si è pensato di approfondire. Ecco, proprio questo che non si riesce a comprendere. Il perché davanti a un triplice delitto, all'uccisione di un ambasciatore italiano, di un ambasciatore mentre svolgeva le sue funzioni, che qualsiasi altro Stato, qualsiasi altro paese avrebbe considerato come una dichiarazione di guerra, noi non andiamo a finire. Il nostro paese non va a finire. Ripeto, io provo a portare fatti, io porto nomi, cognomi, come per la vicenda dei visti. L'ambasciata italiana a Chisciano, l'ufficio dei visti, è stato chiuso dopo che per 2 mesi ho portato avanti un'inchiesta su questa vicenda, dei fatti oscuri che avvenivano intorno all'ambasciata dove appunto Luca era il capo missione. È stata inviata degli ispettori, una missione di ispettori che hanno rilevato tutto ciò che io ho denunciato in questa inchiesta e l'ufficialmente è stato chiuso. Sono stati messi sotto procedimento i funzionari e sono stati anche richiamati alcuni, e presto ci saranno anche altre novità su questa vicenda. E quindi, se si è potuto andare fino in fondo su questo, perché non continuare l'indagine e a sentire le testimonianze, le voci che possono dire qualcosa di più su quello che è avvenuto quel maledetto 22 febbraio? Grazie. Lei. Posso fare una domanda? Certo, posso dare il Ah, quello che mi viene. nome e cognome del diritto. Valentina Vergani Gavoni. Quello che mi viene in mente è focalizzato su interessi geopolitici, mafiosi e sul ruolo che magari le mafiose transnazionali potrebbero avere in questo contesto. Qualcuno ha mai indagato anche in questa direzione? Cioè, io mi baso sempre sulle testimonianze che ho raccolto sulle carte dei magistrati, su, diciamo, i rilievi da parte della magistratura,
su questo aspetto non c'è, però di raccogliere delle testimonianze su due aspetti, però non avendo avuto modo di riscontrare, io non scrivo cose su cui non ho riscontri. Se io non ho almeno tre persone che mi confermano la stessa informazione, non esiste. Una riguardava il traffico dei minerali, miniere, scandali legati a personalità molto importanti, addirittura un ex presidente del Congo, coinvolto anche in massacri di massa per la gestione di queste risorse, e l'altra accennava Massimo all'inizio del coinvolgimento anche di una, della criminalità organizzata, dell'andrangheta, che avrebbe interessi economici, in qualche modo faceva riciclaggio di denaro, e, oltre a gestire diciamo, alcune delle risorse sul terreno. Ripeto, però, io su questo non ho mai avuto riscontri, se non appunto chiacchiere. Altri mi hanno fornito documenti e hanno anche manifestato la volontà di parlare con i magistrati. Quando è così, io vado avanti. Io vi racconto delle cose lì. Quando sono chiacchiere, quelle le lasciamo a un altro tipo di giornalismo che non ci riguarda. Ma è necessario dare contenuti, bisogna dare. Bisogna farli arrivare in Italia queste persone per poter dare le Intanto queste persone devono essere disponibili, intanto potrebbero rilasciare delle dichiarazioni, che non fanno. Quella tu sai che lì c'è la mente di qualcuno, non si muove senza che abbia prove. Quindi. Rischiamo di ricadere in un discorso del cane che si Assolutamente sì. muove dalla punta. Noi dobbiamo soltanto raccontare fatti, provare a Io temo che non sia solo la magistratura, ma che temo che non sia solo la magistratura, che ci siano delle indicazioni ben precise per cui le cose non si possono sviluppare. Cioè, la situazione di Roma è del zona dell'impubblica, è del tutto il chimico, è molto grave. Noi abbiamo pubblicato per esempio dei video dove ci sono dei mercenari rumeni che parlano rumeno e assieme ad altri mercenari bulgari, di cui tutto tace, nessuno dice niente. Perché sono lì? Paese anch'io, immaginare, anche lì non ho visto il documento, non sono lì in vacanza. E quindi ovviamente c'è un criterio. Una rete di criminalità organizzata, molto spesso connessa anche alla politica locale, ovviamente. Quindi ecco perché poi il magistrato locale viene tirato via e viene messo un altro, perché noi siamo in paesi che sono non solo il massimo della democrazia, forse neanche il minimo. E quindi veramente è molto difficile mettere le mani. E se non ci so. sono anche potenze occidentali, cioè, non dimentichiamo, perché lì interesse Certo. c'è il consigliere del mondo, No, ci sono tutti. non c'è minimo. C'è stato un genocidio pesante in Ruanda, e ancora adesso nel paese accanto a quella zona. Peccato, potevamo forse preparare una piattina per spiegare meglio e far vedere meglio dove ci troviamo e dove siamo. Il posto è un posto stupendo, devo dirvi. Veramente un posto, se c'è il paradiso terrestre. Il Congo è definito lo scandalo geologico del mondo, perché tutto ciò che è risorse naturali, dalle quelle primarie, diciamo, preziose, dalle risorse come oro, diamanti, ai nuovi minerali, quelli con cui si fanno i telefonini, coltano il cobalto, che si fanno le batterie elettriche, è tutto il Congo. Per dirne una, il primo esportatore di coltan è il Ruanda.
Ruanda non c'è un giacimento. È tutto così purtroppo. Anzi, diciamo di Blair, un politologo che io cito sempre, perché ancora all'inizio non fosse neanche stato in Congo, la prima volta è stato nel 1995, lui descrive il Congo come una montagna d'oro. Ecco, il Congo è il mendicante salito perché qui vuole scendere questa montagna, perché la popolazione è poverissima. Ma allora, se i leader sono ricchi, come mai? Sono ricchi perché vanno nel mercato a vendersi l'oro, o se qualcuno li aiuta ad essere ricchi, e quindi chiamano come gli interessi, noi vediamo. Qui c'è una bella vergara che è stata in Congo, con me, non con me, sono i contratti anche in Congo, qualche anno fa, che conosce molto bene i paesi. Della Presidente di Terre Sonde, se qualcuno vuol dire qualcosa, chiedere dal pubblico che ci sta ascoltando in lontananza sul web, è benvenuto ovviamente. Se Sì, io volevo fare una domanda. Sono Francesca Sauchella. sì. Allora, volevo, prima si parlava di un'inchiesta. Mi sente? Allora, prima la giornalista parlava di un'inchiesta interna che era stata fatta dalle Nazioni Unite relativo a diciamo, le misure di sicurezza che sono state approntate dalle defiance nelle misure di sicurezza che sono state insomma, messe in atto per il viaggio dell'ambasciatore. Questa inchiesta ha individuato delle responsabilità, sono state acclarate delle responsabilità oppure di fatto diciamo, i criteri che sono stati, le misure erano allineate alle procedure standard che generalmente i funzionari delle Nazioni Unite mettono in atto quando vanno in missione. Grazie. Allora, intanto, questa inchiesta è stata segretata, nel senso che l'inchiesta interna è nella documentazione dei magistrati del fascicolo italiano, che io ho potuto leggere, ed è evidente che queste responsabilità sono state accertate, perché ci sono due sistemi di sicurezza che vengono approcciati quando ci sono organizzazioni che operano in questi contesti. Le Nazioni Unite utilizzano o il sistema, diciamo, che viene adottato quando si tratta di andare sul campo per cooperanti, organizzazioni non governative che chiedono supporto, e poi c'è il sistema che viene predisposto per i veri importanti. In questo caso l'ambasciatore italiano era una very important people, quindi sarebbe stato necessario predisporre quella missione, la sicurezza sulla base di quello che prevede questo sistema. Bisognerebbe spiegare tutta una serie, il libro lo spiega bene perché anche se è un po' noioso, però spiega dettagliatamente tutto questo sistema, questo doppio sistema, che chi è stato indagato, è stato, per il quale è stato chiesto di via giudizio, questo era importante il processo, era stato ritenuto responsabile perché hanno voluto che fosse adottato il primo sistema di sicurezza, ovvero quello dove non era necessaria la scorta predisposta dalla Nazione. E che cosa hanno fatto per ottenere questo? È tutto nelle carte, eh? Non lo dico io. Hanno falsificato il registro di viaggio di quella missione. Hanno voluto
hanno volutamente cancellato o omesso il nome dell'ambasciatore e del carabiniere. Tutto questo, purtroppo, se è un parte stesso, rimane carta straccia. E vi dico di più, e vi dico di più. Se la riforma che si sta portando avanti del Ministero della Giustizia, dove non si possono pubblicare atti depositati in inchiesta, no? Le ordinanze, sostanzialmente queste cose noi non le verremo mai a sapere. Questo libro non sarebbe mai stato possibile spiegare, perché sarebbe punibile, cioè verrebbe, avrei fatto una violazione, farei una violazione contro la legge. Quindi capite l'importanza di fare questo processo? Se non fate il processo, tutto questo non sarà mai possibile accertarlo. Rimarrà soltanto. Ma la richiesta dell'ascolto non vedo, quindi da Dal World Food Program, dovevano entro 5 giorni, la data minima per poter ottenere quell'autorizzazione era 5 giorni, erano fuori tempo. Io non voglio dire, poi magari Salvatore la pensa diversamente, io non voglio dire che Leone o Uagaza abbiano voluto fare omettere questi i loro nomi di Mucca e del carabiniere per non avere la scorta, consapevoli che andavano a rischiare la vita per loro. No? Io questo non lo dico, io parlo solo di fatti. E i fatti dicono che loro avevano messo quei nomi. Probabilmente non c'erano i tempi per ottenere l'autorizzazione per partire con la a scorta. questo, scusa, non Sì. vedo perché il viaggio era organizzato da mesi. Io sto dicendo quello che dicono i magistrati sulle carte, ci volevano 5 giorni. Quindi per questo, io ritengo che ci sia stata la volontà, appunto, di partire leggeri, mettiamola così, il perché sta la magistratura a verificare. No, ma aggiungi pure quello che Questo era da mesi che lo comunque sono i responsabili, il secondo è un mongolese, Sì, che era responsabile della sicurezza per quel viaggio. sì, è un processo, sarebbe stato un processo penale che è individuale. Quindi non si capisce perché questa opinione abbia un cuore di volontà, di costo. Grazie, sono estremamente burocratiche, ma perdono poi, essendo molto burocratiche, alla fine perdono l'obiettivo, per cui l'obiettivo finale è difendere la gente, per esempio in questo caso. Poi c'è tutta questa burocrazia dietro, complicatissima, io ho lavorato anche per il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ne ho stato nominato investigatore e un partner di stato in Somalia. Ed era una cosa veramente troppo difficile, tant'è vero che dovevo andare a Mogadiscio per vedere una nave per andare allarmi, e a questo punto ho il cappello delle Nazioni Unite, ho messo il cappello per il Corriere della Sera, ho detto vado per il Corriere della Sera, sono d'accordo, perché se no non avrei mai provato questa nave. Quindi a queste volte, molte volte si fanno queste cose. Insomma, mi rendo conto del paura dell'influenza, se ne avessero scoperto, le operazioni che avrebbero cacciato da parte. Però, insomma, quindi la situazione, diciamo, che abbiamo descritto, che la descritto ormai la Salvatore, Salvatore, è interessante quello che noi dovremmo, secondo me, cercare di capire e di fare in queste situazioni, come ti ho spiegato prima, anche Paolo Perucchini, il presidente della Giovanisti e Giuseppe Giulietti, il video che ha mandato, ecco, non dimenticare, portare sempre all'attenzione che questi casi irrisolti si devono risolvere. Ci sono dei casi più eclatanti sui
pagine dei giornali, come quello di Giulio Regeni, perché appunto io ricordo anche quello di Cucchi, di Ilaria Cucchi, che se non insisteva, ci dava Cucchi, la ragazza, la sorella, dicevo Cucchi, e quel caso sarebbe stato insabbiato. Noi dobbiamo insistere per tutto il supporto della parte civile di questo paese, perché la parte civile è molto, molto importante, c'è ancora, esiste ancora, anche se c'è una certa stanchezza. Devo dire, dobbiamo insistere, ricordare, portare l'attenzione perché altri, le istituzioni, non si dimenticano queste Io cose. mi sarei aspettato dalla stampa di fare scomode allo Stato, al governo. Nessuno mai mi ha rivolto la domanda del perché non si sono costituiti partiti. Mai. Non hanno mai risposto. La domanda Personalmente l'ho l'ho fatto. fatta. Risposta. Avete fatto un'intervista? Personalmente non ha mai voluto concedere l'intervista, ma io ho sempre riportato quello che non rispondere su questo, anzi, ho anche evidenziato come aveva mentito un'ex ministro ha mentito perché aveva detto che aveva parlato dell'immunità con Guterres ed era una falsità. Bene, No, denunciato. purtroppo c'è un urlo di bomba, un urlo di bomba per Mustica. Ma bisogna insistere. Sì, si sente la Bisogna bomba. La bomba si scalfisce piano piano con le gocce di acqua che arrivano, scalfiscono tutto. Dobbiamo scalfire, dobbiamo sapere, dobbiamo conoscere, perché la verità è importante per la democrazia. Scusate. Perché i problemi si risolvono, i misteri si risolvono, ma è la democrazia che richiede la risoluzione dei problemi. Quando ci sono dei signori ministri che parlano, si mettono come dare del petto, no? Qualcuno della SNAP dovrebbe avere il coraggio di alzare e dire: scusi, ma perché su questo argomento lei tace? Bisogna farlo in quel contesto, no? Su cui posso fare un'intervista, no? Bisogna mettere in imbarazzo, dire: se non fate questo. Noi le chiamiamo interviste in ginocchio. No, non servono a niente. Scusate, c'era chi lo sa, non è mai comparso che lo Stato italiano non abbia chiesto la rendita No, 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 attenzione, attenzione. Io ho seguito tutte le udienze. E nelle udienze, l'Erson, l'udienza che la diplomazia italiana non ha mai chiesto. Non ha mai rivolto nessuna domanda alle Nazioni Unite per la verità del mondo. Questo è quello scritto dalla scala. Se ne andate a Nicolás, se ne andate a mettere Già alcuni, gli atti del processo, vedete che c'è questa narrazione. io penso che signor Lartanaggio parla dei giornaloni, perché piccoli giornali di nicchia, che non parlo solo i nostri, perché Antonella pubblica poco, ci sono altri, io quello Espresso, che sono di nicchia. Sì, io parlo di stampa nazionale, che è una donna. Esatto. Alcuni giornali Scrivendo sono quelli che puntano, perché fanno un po' più di seriamente. Massimo, io penso che l'Espresso non possa non essere considerato. È vero che io mi dico poco sonata, perché lo scrivo per l'Espresso, che non è proprio un giornaletto. Sì, infatti. Sì, però scusami, il problema sono i grandi I giornali, quotidiani che hanno, i quotidiani. io ho smesso di scrivere per Repubblica perché non ha voluto più pezzi su Tommaso. Chiudiamola qui perché se no andiamo poi, siamo nella sede dell'Associazione dei giornalisti lombardi, mettiamo, va? No, io ringrazio tutti gli intervenuti, ringrazio in special modo il papà di Luca, perché venire a ricordare non deve essere semplice. E quindi, probabilmente, Antonella, che ha fatto questo libro, che è stato qui, C'è ho chi vuole, chi lo disse, il è a disposizione di chi lo libro di piace, pensione, chi lo vuole comprare lì.
Ringrazio ovviamente l'Associazione Lombarda Giovanizi, ringrazio anche se appunto non può venire nell'ospedale, gli diamo tutta la solidarietà al nostro ex vice ministro degli esteri che è Alfredo Mantica, Beppe Giulietti che ci ha mandato questo video di sollecitazione proprio ai giornalisti di come dovrebbero comportarsi. E all'Associazione Lombarda dei giornalisti, nella figura del Presidente Paolo Peruffini, della Vicepresidente Anna Lutre, e tutti quelli che sono intervenuti, sono tanti, via internet, sul web, sono più di quanti siano presenti, ma ringrazio anche molti, vedo i nomi, ci sono collegati da Roma, da altre città, da Torino, e No, quindi abbiamo avuto un riscontro sì. importante. Grazie a E tutti. io sono per mangiare. Ah, lei è ancora da Londra, abbiamo anche una collega che è da Londra. Bravissimo, grazie di essere venuto. Ciao a tutti. Recording stopped.